Salve e benvenuti nel mio canale. In questo video vedremo cosa anima un orologio da polso, cosa si nasconde all'interno della cassa, che differenza ci sono tra i vari meccanismi che permettono ad un orologio di segnare il tempo. Prima di andare a vedere le caratteristiche dei vari movimenti, parliamo un po' della storia dell'orologeria. La storia dell'orologeria inizia dall'alba del mondo, quando gli uomini iniziarono a misurare il tempo prima con il sole, utilizzando delle aste piantate nel terreno o negli edifici, i cosiddetti orologi solari, le meridiane, per poi utilizzare lo scorrere di un materiale come la sabbia all'interno delle clessidre. Ma con il passare del tempo questi strumenti mostravano grande imprecisione, grande scomodità nell'utilizzo. Ecco che l'uomo scoprì la possibilità di misurare il tempo con dei meccanismi che utilizzavano una fonte di energia meccanica e utilizzavano un pendolo o un bilanciere per regolarizzare il movimento e renderlo costante nel tempo. Tutto questo in dimensioni del tutto inutilizzabili a livello pratico. Facciamo l'esempio dei campanili, orologi da torri, cioè orologi che erano di dimensioni talmente grandi che dovevano essere per forza installati in strutture il più alte possibili e con dei quadranti il più grandi possibili, in modo da poter essere visti a grande distanza. Immaginate un paese, una persona voleva sapere, conoscere l'ora, alzando lo sguardo vedeva il campanile dove un quadrante gli diceva l'ora. Tutto questo naturalmente era l'orologeria di secoli e secoli fa, ma con il passare del tempo l'esigenza è stata quella di miniaturizzare il movimento, cioè renderlo il più possibile portatile, cosa che non era assolutamente pensabile a quei tempi. L'evoluzione della tecnica e secoli di studi e tentativi portarono alla realizzazione degli orologi da tasca che finalmente permettevano un utilizzo portatile dell'orologio, quindi conoscere l'ora in ogni situazione, in ogni luogo, luogo chiuso, luogo aperto, giorno, notte. Ma gli orologi da tasca erano comunque qualcosa di poco portatile. Potevano essere sì, messi in tasca, messi in delle sacche, degli zaini, ma avere qualcosa da poter mettere al polso è stato raggiungere un obiettivo di ingegneria veramente impensabile fino a qualche secolo fa. La miniaturizzazione arrivò ad un punto per cui il meccanismo di un orologio, utilizzando gli stessi concetti degli orologi storici da torre o da campanile, ma ridotti a una componentistica molto molto miniaturizzata quasi rispetto a quelle che erano le dimensioni di allora, permisero di ottenere quello che era
un obiettivo quasi impossibile da immaginare. Ecco quindi che l'orologeria meccanica, grazie all'evoluzione, grazie a scienziati e ingegneri che lavorarono duramente per secoli, arrivò al polso di ognuno di noi. Tutto questo fino agli anni 70. Fino agli anni 70 l'orologeria, fino agli anni, primi anni 70, l'orologeria era solo meccanica. Non esistevano alternative. Ma l'orologio meccanico da polso presentava alcune peculiarità che lo rendevano non del tutto pratico e perfetto. Per esempio la ricarica. Un orologio meccanico va ricaricato. Va ricaricato giornalmente, quasi se la ricarica è di tipo manuale. Va ricaricato ogni volta che lo si tiene fermo per qualche giorno, se la ricarica è di tipo automatico. Comunque sia, va regolato. La sua precisione non è altissima. Un orologio meccanico può perdere anche diversi secondi al giorno. La sua robustezza. Un orologio meccanico, essendo al suo interno composto da decine di componenti molto delicati, ingranaggi, bilanciere, può, cadendo, può danneggiarsi. E soprattutto il costo. Voi immaginate, negli anni 60, 70, l'unico modo di misurare il tempo era avere un orologio al polso. Ma acquistare un orologio meccanico comportava un costo che non tutti potevano permettersi. Allora si utilizzava l'orologio dato da, magari non utilizzato più da un amico, da un familiare, però erano sempre rimedi che non risolvevano questi problemi. Al che negli anni 70 l'elettronica portò alla realizzazione di una circuiteria che tramite l'oscillazione di un quarzo e tramite una fonte di energia elettrica permetteva di realizzare orologi economici di una precisione elevatissima. Parliamo di qualche secondo di differenza al mese rispetto a quando lo abbiamo settato. Robustezza di molto superiore a un orologio meccanico, un orologio al quarzo. Essendo circuiteria elettronica, si danneggia molto raramente, deve essere proprio un evento distruttivo. Ed il costo di un orologio al quarzo era un costo molto accessibile. Non parliamo ovviamente dei primi modelli dove si pagava un po' l'esclusività di questa novità. Ma nel passare del tempo un orologio a quarzo era diventato un orologio accessibile a tutti, tanto che l'orologeria meccanica, e parliamo quasi, quasi del tutto di orologeria svizzera, ebbe una crisi enorme negli anni 70, proprio per l'arrivo degli orologi a quarzo. Ma l'orologio a quarzo non è un orologio che porta con sé la storia di secoli di evoluzione come l'orologio meccanico. Quindi il boom dell'orologio al quarzo durò 10 anni, ma l'orologeria meccanica negli anni 80 iniziò a riprendersi, puntando su lavorazioni di qualità, modelli affidabili, sempre più precisi, e puntando sulla fascia alto gamma, fino a modelli di lusso, cosa che l'orologio al quarzo non poteva mai essere. L'orologio al quarzo occupava quella fascia di mercato medio-bassa. Tranne rarissime eccezioni, l'orologio al quarzo è un orologio che non supera qualche centinaio di euro di costo. L'orologia meccanica invece ha orologi di ogni prezzo. Per
Perché nel frattempo, con l'evoluzione ancora dell'orologeria, anni 90, anni 2000, l'orologeria meccanica diventò anche economica, con l'arrivo delle produzioni orientali. Bene, con questa prima introduzione di storia dell'orologeria, possiamo andare a vedere ora cosa è all'interno dei gli orologi da polso e ricollegarci a quello che abbiamo detto fino adesso. Allora, per prima cosa cerchiamo di capire quale movimento è in un orologio andando a vedere il movimento della lancetta dei secondi. Prendiamo questi due modelli. Questi sono due modelli di orologi in funzione. Vedete, la lancetta dei secondi indica che gli orologi sono in funzione. L'orologio di destra, il Citizen Pro Drive che abbiamo utilizzato nel video precedente, vedete, ha un movimento della lancetta dei secondi a scatti, uno scatto per ogni secondo. Questo è un orologio al quarzo. Un orologio al quarzo ha il movimento della lancetta dei secondi di questo tipo, cioè scatta un secondo alla volta. L'orologio invece qua sulla sinistra è un orologio che vedete ha la lancetta dei secondi che si muove in un modo che è quasi continuo. Quando voi vedete una lancetta dei secondi fare questo movimento continuo, si tratta di orologi meccanici. Quindi, se l'orologio è in funzione, capire il movimento che è al suo interno è semplicissimo. Basta guardare come si muove la lancetta dei secondi. Quindi abbiamo detto orologio al quarzo, il Citizen Pro Drive, e orologio meccanico. Lo Steel Dive. Ora vediamo invece come capire il meccanismo che anima un orologio se l'orologio è fermo. Prendiamo questo orologio. Vedete? La lancetta dei secondi è ferma. L'orologio è fermo. La prima cosa da provare è scuoterlo leggermente, non c'è bisogno di farlo con molta energia, leggermente, scuoterlo leggermente e vediamo che succede. Vedete, la lancetta dei secondi si è messa in movimento ed è un movimento continuo. Quindi questo orologio è animato da un orologio, da un meccanismo, un movimento di tipo meccanico. Vedete la lancetta dei secondi? Perché abbiamo scosso l'orologio leggermente per animarlo? Allora, l'orologio meccanico ha due tipi di ricarica, la ricarica manuale e la ricarica automatica. Al suo interno, ovviamente, ha una molla, questa molla caricandosi fornisce energia all'orologio. L'orologio automatico, che con la ricarica automatica, si ricarica col movimento del polso, quindi scuotendolo leggermente l'orologio, lo abbiamo rianimato, gli abbiamo ridato vita, vedete? La lancetta dei secondi si muove, l'orologio è in funzione. E si muove di un movimento continuo, naturalmente essendo un orologio meccanico. Ora prendiamo un altro orologio da polso. Questo orologio da polso, se lo scuotiamo, vediamo. Ecco, vedete, non succede nulla. La lancetta dei secondi non si muove.
Quindi sicuramente non è un orologio automatico, ma potrebbe essere un orologio meccanico a carica manuale o un orologio di tipo al quarzo. Come facciamo a stabilirlo? Proviamo ad agire sulla corona. La corona di carica, appunto, si chiama così perché negli orologi meccanici fornisce la carica all'orologio. Ricordiamoci che se l'orologio è subacqueo, la corona va prima svitata, ma non è questo il caso, vedete, si muove. Se invece la corona era fissa, rigida, andava svitata in senso antiorario, l'abbiamo visto nel video precedente, finché non faceva uno scattino. In questo caso la corona è mobile, quindi vediamo. Proviamo ad agire sulla corona in senso orario, senza estrarla. Vediamo. Non succede nulla. Il movimento della corona è del tutto privo di qualsiasi frizione, è un movimento libero e non succede nulla, l'orologio non si rianima. Quindi questo è un orologio al quarzo, un orologio a batteria. Per farlo tornare a funzionare andrà sostituita la batteria. O se fosse un orologio di tipo eco drive, quindi con ricarica solare, andrebbe esposto. Basterebbe esporlo al sole o a una luce artificiale. Non è questo il caso, quindi in questo orologio dobbiamo sostituire la batteria. È un orologio al quarzo, vedete? Il movimento è continuo, non succede nulla, non sentite nessun tipo di ticchettio, frizione, nulla. L'orologio è fermo ed è sicuramente un orologio al quarzo. Anche gli orologi con un display di questo tipo, un display di tipo digitale, tutti gli altri orologi che abbiamo visto hanno un display analogico. Quando un orologio ha le lancette, il display è definito analogico. In questo tipo di orologi in cui il display è digitale, questi sono tutti orologi ovviamente al quarzo. Qui al loro interno non c'è un meccanismo, non c'è neanche diciamo, una distribuzione di ingranaggi per muovere le lancette come negli orologi al quarzo. C'è solamente un modulo, l'abbiamo visto nei primi video di confronto dei due Casio, c'è un modulo al suo interno elettronico che attiva questo display digitale e permette il funzionamento dell'orologio. Quindi, essendo un orologio al quarzo, torniamo sempre al solito discorso, al suo interno c'è una batteria per farlo funzionare. Bene. Ora direi di provare a vedere cosa succede quando noi andiamo a cambiare la batteria di un orologio al quarzo. Allora, togliamo il cinturino. Dobbiamo utilizzare uno strumento, l'abbiamo visto anche nel video precedente, che permette di svitare la cassa, il fondello della cassa. Andiamo a vedere. Eccolo qua, questo è l'attrezzo, vedete? È regolabile con questa rotella centrale, possiamo regolare la distanza dei perni, vedete? Possiamo stringere o allargare. Quando abbiamo raggiunto la distanza giusta, proviamo ad agire in senso antiorario, guardate. Ecco, vedete? Io sto svitando il fondello ed ecco all'interno del mio orologio al quarzo. Il meccanismo che è composto da una circuiteria elettronica, una batteria, eccola qua sotto, che adesso andremo a sostituire. Quindi vedete, qua non ci sono
ingranaggi di nessun tipo, è una circuiteria elettronica. Gli ingranaggi potrebbero essere nei livelli successivi per la distribuzione del movimento alle lancette, sicuramente. Ma adesso andiamo a togliere la batteria con un piccolo, ci aiutiamo con un piccolo, qua, con un piccolo. Dobbiamo alzare, vedete questa linguetta di plastica che tiene la batteria nel suo posto. Ecco qua, l'abbiamo tolta, vedete, eccola, la togliamo. Questa è la batteria usata. E andiamo a prendere una batteria nuova. Eccola qua. Ogni batteria, ogni orologio, le batterie non sono tutte uguali, ogni orologio ha la sua batteria, quindi dovete sapere quale batteria prendere. Il modo più semplice qual è? Andare a prendere la vecchia batteria, vedere cosa è scritto sopra. Vedete? È indicato il codice, ci vuole una lente di ingrandimento per far prima. Si prende quindi una batteria identica dello stesso tipo e la si va ad inserire all'interno dell'orologio. Molto semplicemente. Ecco. Questa linguetta tiene ferma la batteria. E vedete, già l'orologio ha preso vita. Abbiamo detto orologio a quarzo, quindi batteria e movimento della lancetta dei secondi a scatti di un secondo alla volta. Ecco qua. Certi meccanismi al quarzo avvisano dell'imminente necessità di sostituire la batteria. Quando vedrete che la batteria anziché, della lancetta dei secondi, anziché muoversi uno scatto al secondo, si muoverà di uno scatto ogni 2 secondi. Questo è un avviso che hanno dei meccanismi per avvisarvi che la batteria è ormai quasi prossima all'esaurimento. Ecco qua, quindi abbiamo visto come anche sostituire una batteria, molto semplice. Riavvitiamo il fondello. Attenzione che se fosse presente una guarnizione, la guarnizione dovrà essere controllata che vada a fare esattamente tutta la circonferenza, vada ad occupare tutta la circonferenza. Ora andiamo a riavvitare il fondello, ecco, ha preso la filettatura, ecco qua, avete visto? Ora qua utilizziamo lo strumento ecco qua, perfetto, diamo una stretta, non eccessiva. Ecco. Ecco qua. Perfetto, quindi adesso il meccanismo è tornato a funzionare. Allora, gli orologi a quarzo hanno il grande vantaggio che una volta che avete messo la batteria e li avete regolati, sono degli orologi di tipo proprio praticissimi. Per un uso praticissimo, nel senso che voi li mettete in un cassetto, li lasciate 10 giorni, lo riprendete e lo mettete al polso senza dover far nulla. L'orologio a quarzo ha questo grande vantaggio, è un orologio pratico, un orologio robusto, un orologio economico. Naturalmente però non è un orologio meccanico. Quindi l'orologio meccanico voi avete al polso secoli di storia di orologeria. Portate al polso secoli di storia di orologeria. Torniamo al momento in cui abbiamo detto cosa succede se l'orologio è fermo, lo scuoto ma non succede nulla. Come faccio a sapere
il tipo di movimento. Abbiamo visto utilizzando la corona. Abbiamo visto che negli orologi al quarzo la corona, se non è ovviamente un orologio subacqueo che è abitato, ma bisogna in quel caso svitarlo, ma se noi agiamo non succede nulla, senza nessun tipo di azione sul movimento, perché ovviamente non essendoci al suo interno una molla da caricare, è del tutto inerte praticamente. Andiamo a prendere invece un orologio meccanico. L'orologio meccanico, abbiamo visto prima, questo orologio è automatico, quindi scuotendolo si è messo in funzione. Ma è anche un orologio meccanico, quindi la corona funge anche da carica. Quindi se io aziono la corona, ecco, vedete, io sto dando la carica all'orologio. Quindi non solo lui si ricarica tramite la funzione di carica automatica, che adesso vedremo come funziona, ma si carica anche manualmente agendo sulla corona. Io, se voi sentite questa corona mentre io la sto girando, non è del tutto come l'altro orologio, morbida, ma sentirete come un fruscio, perché l'orologio meccanico in questo momento voi state agendo sul movimento, state caricando la molla che è all'interno del meccanismo e quindi state dando ulteriore carica al movimento. Il sistema di ricarica automatica che abbiamo visto funziona con il movimento del polso, cioè voi indossate l'orologio durante la giornata, voi vi muovete e lui cosa fa? Sfrutta questi movimenti per ricaricare l'orologio, ma non è capace di ricaricare l'orologio in maniera è consistente. Invece la carica manuale permette di ricaricare un orologio meccanico in maniera consistente. Diciamo che la ricarica automatica è il modo che hanno inventato gli ingegneri di orologeria che hanno inventato per permettere all'orologio di non scaricarsi mai, basta indossarlo. Ma esistono orologi che si caricano in maniera solo automatica, ma io li sconsiglio perché voi lo indossate benissimo, parte, si mette in funzione, lo regolate benissimo, lo utilizzate, appena lo lasciate fermo qualche ora si ferma, se non avete un movimento del polso dinamico, siete una persona che fa lavoro d'ufficio, eccetera. Invece un orologio automatico deve essere anche a carica manuale. Quindi abbiamo detto orologi meccanici, tre tipi. Primo tipo, orologio a carica manuale. Secondo tipo, orologio automatico con carica manuale. Terzo tipo, orologio automatico senza carica manuale. Io quest'ultimo tipo lo sconsiglio. Quindi voi potete scegliere tra un orologio completamente manuale, carica manuale, quindi voi tutte le mattine dovete dare una decina di giri, 10-15 giri, vedete voi poi quanto tiene di carica. Lo vedete poi, ecco, utilizzando l'orologio. Date 15 giri di carica e vedete quanto se vi copre l'intera giornata. Ok? Quando caricate l'orologio, non fate come vedo molto spesso da sotto così. Voi dovete agire sulla corona di carica in modo che non subisca nessun tipo di movimento in questa direzione, ma l'unico movimento che deve fare è un movimento rotatorio, quindi agite sempre con entrambe le dita. Ecco, vedete così. Ok. Allora, come funziona un meccanismo automatico? Il meccanismo automatico funziona tramite un peso che si muove con i movimenti dell'orologio, vedete? Vedete? Io muovo l'orologio, il peso si muove e muovendosi ricarica l'orologio. Questo è il funzionamento del meccanismo automatico. Quindi, anche questo orologio è molto particolare. La Swatch è una marca che nacque negli anni 80 e portò l'orologeria in una direzione molto indirizzate ai giovani, colorate. Questo è un orologio che è automatico ed a carica manuali. Lo sto caricando manualmente. Vedete, prende vita, eccolo.
È un piacere ridare vita ad un movimento meccanico. Questa è una cosa che con il quarzo non proverete mai. Allora, ecco qua. Guardate il movimento, io ho dato un po' di carica manuale. Ora, indossandolo, con i movimenti del polso, questo contrappeso si muove, vedete? E lui, questo contrappeso è collegato al meccanismo di ricarica e ruotando permette all'orologio di mantenere la carica. Eccolo qua, vedete? Quindi io indossando l'orologio, muovendomi, il peso qua dietro nel fondello, che questo orologio è un fondello trasparente, permette di vedere appunto l'automatismo della ricarica. L'orologio è in funzione, vedete il movimento della lancetta. Continuo, quindi orologio meccanico automatico perché ha questo meccanismo che permette di mantenere la carica dell'orologio e non dover quindi tutte le mattine dover ricaricare, non dover ricaricare manualmente, basta che voi lo indossiate e lui rimane in funzione. Bene, per questo video è tutto, vi lasciate un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video. Un saluto da Chris.